Inizia il podcast di Pinocchio. Tutti i giorni on demand sulle principali piattaforme. La puntata di Pinocchio di stasera inizia con tutti i nomi delle vittime di femminicidio dall'inizio dell'anno a oggi. Teresa Spanò, strangolata. Giulia Donato, uccisa a colpi di pistola. Martina Scialdone, colpi di pistola. Oriana Brunelli, colpi di pistola. Teresa Di Tondo, colpi di pistola. Alina Kozak, strangolata. Giuseppina Faiella, morta per percosse. Margherita Margani, coltellate. Chiara Carta, uccisa a coltellate. Maria Luisa Sassoli, soffocamento. Yana Malaiko, uccisa a coltellate. Antonia Vacchelli, strangolata. Melina Marino e Santa Castorina, colpi di pistola. Stefania Rota, avvelenata. Cesina Damiani, strangolata. Rosina Rossi, strangolata. Sigrid Grober, lesioni. Giuseppina Traini, coltellate. Caterina Martucci, uccisa a colpi di fucile. Yolanda Pierazzo, colpi di pistola. Rossella Maggi, colpi di pistola. Rubina Kousar, uccisa a martellate. Petronilla De Santis, uccisa a coltellate. Agnese Oliva, colpo di pistola. Rosalba Dell'Albani, coltellate. Giulia Stafieia, percosse. Rossella Maggi, colpi di pistola. Maria Buttò, colpi di pistola. Pinuccia Contin, colpi di pistola. Francesca Giornelli, strangolamento. Zenepe Urucci, coltellate. Carla e Alessandra Pasqua, colpi di pistola. Rosa Gigante, strangolata. Barbara Capovani, percosse. Vilma Vezzaro, coltellate. Sara Ruschi e Brunetta Ridolfi, coltellate. Anila Ruci, coltellate. Barbara Capovani, colpi alla testa. Vilma Vezzaro, coltellate. Antonella Lopardo, colpi di pistola. Rosanna Trento, colpi di pistola. Jessica Malai, coltellate. Anica Panfile, soffocata. Daniela Nezza, colpi di pistola. Irelli Spena, coltellate. Giulia Tramontano, coltellate. Pierpaola Romano, colpi di pistola. Ottavina Maestri Pieri, strangolata. Giuseppina De Francesco, percosse. Maria Pesacane, colpi di pistola. Cettina De Bormida, investita con l'auto. Rosa Moscatiello, soffocata. Margherita Ceschin, soffocata. Laura Pin, morta per percosse. Floriana Floris, accoltellata. Svetlana Genciu, accoltellata. Michelle Maria Causo, coltellate. Ilenia Bonanno, coltellate. Benita Gasparini, uccisa a coltellate. Norma, colpo di fucile. Vera Maria Icardi, colpo di pistola. Maria Luzzi, colpo di pistola. Mariella Marino, colpo di pistola. Mara Fait, colpi di accetta. Angela Gioiello, colpi di pistola. Sofia Castelli, coltellate. Iris Setti, percosse. Maria Costantini, coltellate. Anna Scala, coltellate. Vera Schiopu, strangolamento. Francesca Renata Marasco, coltellate. Céline Frey, coltellate. Anna Scala, coltellate. Rossella Nappini, coltellate. Marisa Leo, colpi di pistola. Nerina Fontana, percosse. Cosima D'Amato, data alle fiamme. Maria Rosa Troisi, coltellate. Maria Di Marino, colpi di pistola. Manuela Bittante, coltellate. Liliana Coita, strangolamento. Annelisa Fontana, data alle fiamme. Carla Schiffo, colpi di pistola. Monica Berta, colpi di pistola.
Clodiana Vefa, colpi di pistola. Egidia Barberio, coltellate. Anna Malmusi, coltellate. Piera Paganelli, coltellate. Eleonora Muruzzi, colpo di pistola. Silvana Aru, martellate. Concetta Maruocco, coltellate. Mara Di Nardo, uccisa a coltellate. Antonella Leccarino, data alle fiamme. Giuseppina Lamarina, colpi d'accetta. Pinuccia Anselmino, colpi di fucile. Etleva Canolgia, strangolata. Annalisa Dauria, accoltellata. Michele Firestown, coltellate. Patrizia Bella, strangolata. Francesca Romeo, colpi di pistola. Giulia Cecchettin, coltellate. Rita, strangolata. 17:14 Radio DJ, credo che questo elenco valga più di qualunque commento. Dopodiché oggi non mettiamo la sigla, oggi la prendiamo un po' come una giornata in cui, più che fare polemica e ricevere i vostri messaggi, alcuni commossi, altri arrabbiati, cercheremo di darvi degli strumenti. Sì. Esatto. Sì. Alcuni spunti e degli strumenti concreti, dei servizi, delle possibilità. Cercheremo di, in questa puntata di Pinocchio, fare mente locale su quali sono le possibilità realmente a disposizione in questo momento. Saluto la Marta Brambilla Pisoni. Buonasera, che è venuta a ragazzi. E che buonasera. Sarà con noi. Sentiremo tutta una serie di persone che già lavorano in quest'ambito e possono dare a tutte quelle donne all'ascolto che potrebbero avere bisogno, certo, degli strumenti concreti, immediati. Resta ovviamente fuori dalla puntata di oggi, ma non nella rabbia di tutti i giorni, tante cose di cui tanti si stanno occupando. Abbiamo cercato di chiudere proprio il range, il raggio di questa puntata su delle cose che si possono fare da subito, perché l'altro giorno abbiamo dato semplicemente quell'opzione per cui, schiacciando 5 volte il bottone di spegnimento del telefono, si può chiamare il 112. Sì, e farsi geolocalizzare. Esatto. E ci siamo accorti che ha mosso in tantissimi interesse e necessità. Ecco, la puntata di oggi vi offrirà tutta una serie di servizi di questo tipo. Parleremo, riceveremo i vostri messaggi. Certo. Quelli che vale la pena di essere letti, li leggeremo. Tipo questo: Barbara Conti, salvata. Ecco. Bella Barbara. Sì. Sì. Tutti gli altri, soprattutto gli imbecilli che stanno scrivendo, sanno chi sono. Potete smettere di sentire questo programma da oggi e per sempre. Ci fate solo un piacere. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 17:19 minuti, Radio DJ. Questo è Pinocchio. Stasera abbiamo ospite in studio Marta Brambilla Pisoni del nostro radiogiornale. Sì, redazione giornalistica. Il radiogiornale. E, abbiamo detto che stasera diamo degli strumenti. Il tema è discusso continuamente. C'è un numero, la puntata dell'anno scorso successe lo stesso, abbiamo dato questo numero. È un numero che mediamente ha una frequentazione, sì, numerica di un certo tipo. Negli ultimi giorni questo dato è esploso. Sì. È esploso. Questo è da una parte un dato positivo, dall'altra parte è ovviamente un dato molto preoccupante. Ne parliamo con loro. È la responsabile nazionale del 1522, il numero di telefono, ed è Arianna Gentile al telefono. Ciao Arianna, buonasera. Buonasera. Ciao. Ben trovata. Allora, partiamo velocemente, perché sui numeri poi, nel senso che è vero, in questi giorni le chiamate sono state molte di più. Sì, sì, le chiamate sono aumentate tantissimo, quasi raddoppiate. Leggevo chiamate, particolari. Chiamate di chi è vittima di violenza, ma anche di genitori preoccupati o di parenti preoccupati per possibili vittime di violenza.
Sì, sono aumentate sicuramente le telefonate da parte di ragazze che possono essere coetanee di Giulia e che quindi si riconoscono in quella storia, ma anche di genitori, amici o parenti che sono preoccupati per una loro parente o familiare, certo, che vive una situazione simile. Questa è forse una cosa un po' nuova, cioè quella di avere l'occhio attento agli altri, alle altre. Mi sembra una cosa positiva. Allora, io lo trovo un dato molto positivo, ecco. Devo dire onestamente che il 1522 da sempre accoglie questo tipo di telefonate, certo. Però nell'ultimo periodo c'è stata una risonanza importante. Sì, ci si è resi conto forse che anche noi, anche chi assiste può fare la differenza. No, ma soprattutto ci si è resi conto che ci riguarda veramente, siamo sempre portati a pensare che accada a qualcun altro, no? Sì. Giulia ci ha sbattuto in faccia che non è vero. Sì. Senti, cosa avviene a chi compone il 1522? Ammettiamo che io sia una donna, una ragazza, una persona che vuole essere rassicurata o avere degli strumenti da parte vostra. Si compone il numero, chi risponde? Allora, risponde una delle nostre operatrici e noi abbiamo la possibilità anche di rispondere in diverse lingue per chi è sul nostro territorio ma parla una lingua diversa. E ovviamente nella prima telefonata chi ci contatta viene tranquillizzato circa il fatto che la telefonata è in anonimato, okay. E non verrà né tracciata né registrata, a meno che per una situazione di emergenza molto allarmante non sia lei a chiederci di magari mandarle le forze dell'ordine, certo, e certo. Quindi ci dà i suoi riferimenti, quindi già questo è un primo spartiacque perché mette chi ci chiama nella condizione di sentirsi più tranquilla. Cerchiamo di fare una serie di domande mirate perché noi siamo tutte esperte in violenza contro le donne, veniamo tutte da una lunga esperienza nei centri antiviolenza, quindi sul campo, nell'operativo, sì. E quindi cerchiamo di far emergere anche quegli elementi che a volte le vittime non esplicitano. Okay. Bisogna certo. Aiutare a tirare fuori quegli elementi che la vittima ha normalizzato, invece sono già indicatori importanti di violenza. Fatto questo, facciamo una valutazione del rischio e poi cerchiamo prima di tutto di dare il riferimento del centro antiviolenza più vicino a loro su quel territorio, proprio affinché possano iniziare a parlarne, ma anche capire quali sono i loro diritti e quali sono le strade che possono percorrere, perché non sono uguali per tutte, non è sempre necessaria una denuncia, non è sempre necessario attivare un percorso legale, le storie sono diverse e ogni storia merita un'attenzione particolare, la risposta alla soluzione viene costruita intorno alla donna partendo da quello che la donna desidera per sé. Certo. E invece senti, le persone vicine alle donne che probabilmente subiscono violenza, cioè quelli che sono preoccupati per loro, cosa vi chiedono? Allora, innanzitutto dipende dalle situazioni, nel senso che quando le persone che sono al loro accanto sono ancora all'interno della violenza e quindi non riescono ancora a cogliere la gravità di quello che stanno vivendo, ci chiedono come aiutarle a vedere quello che stanno vivendo. In altre circostanze invece ci chiamano perché è capitato molto spesso negli ultimi giorni che la figlia piuttosto che un'amica avesse lasciato da un po' di mesi il compagno e che questi avesse iniziato poi invece a mettere in atto tutta una serie di comportamenti persecutori allarmanti e quindi ci chiedono che cosa fare in quella situazione specifica. Beh, insomma, è comunque una presa di coscienza di uno stato di pericolo che... non è che prima non ci fosse, io penso questo, è che credo che piano piano forse noi abbiamo appena fatto una lista che dura 7 minuti di tutte le vittime di quest'anno, certo. Ok, però vogliamo pensare anche che non è semplicemente alzare un polverone, ma che piano piano purtroppo, però un minimo di presa di coscienza ci deve essere. E questo è uno degli strumenti importanti. Noi lo ricordiamo, 1522, l'abbiamo messo anche su Pinocchio DJ, lo trovate. È un numero di cui vi potete fidare, se al quale suggerire potete chiamare in maniera anonima e trovate persone molto comprensive. E posso suggerire a chi ci ascolta, postatelo, postiamo un sacco di cazzate, sì. Commenti magari non richiesti, a volte anche con cose giuste e carine. Secondo me postare questo numero può aiutare ulteriormente a farlo circolare. Senti, ti ringrazio un sacco Arianna. Io ringrazio voi. Considerate questo microfono come vostro e quando avete bisogno di fare comunicazioni tirateci in mezzo, ok? Grazie, veramente grazie, buon lavoro. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi.
quando vuoi. Questo è un estratto del discorso di Saverio Tommasi pubblicato su Fanpage. Se sei nato maschio, hai convissuto con un privilegio a cui forse non hai mai pensato. Ha ragione Elena Cecchettin quando dice: gli uomini devono fare mea culpa. Eppure, le sentite le grida, gli strali dei masculi offesi? Li avete letti i commenti? Migliaia. Ma io non ho fatto niente, di cosa dovrei chiedere scusa? Io delle donne ho sempre avuto rispetto. Io non toccherei una donna neanche con un fiore. Eppure è tanto chiaro, per gli uomini non si tratta di odiare se stessi oppure di odiare tutto il genere maschile. Si tratta di prendere consapevolezza del fatto che abbiamo avuto dei vantaggi in partenza e li abbiamo ancora oggi. E perciò se noi come genere maschile siamo stati avvantaggiati, significa che al genere femminile sono state tolte delle possibilità. È il privilegio dell'essere maschio. Nessuno ci attaccherà per come ci vestiamo. Il nostro vestire non è mai entrato nel dibattito pubblico per definire la nostra personalità. Il privilegio dell'essere maschio è che posso essere attaccato per le mie parole, certo, però raramente per i miei modi. Allora, 17:36, stasera cercheremo di dare degli strumenti. Degli strumenti sono anche dei punti di vista. Sì. Quello che abbiamo sentito per noi è un punto di vista maturo e lucido. E l'abbiamo voluto condividere, sì. Ne abbiamo collezionati un po'. Sì, davvero Tommasi, ti vogliamo bene. Ma sì, tanto. Sì. Li snoccioleremo un po' in giro per la puntata. Poco fa abbiamo parlato del 1522, il numero che potete chiamare in maniera anonima per segnalare. Giustamente Marta Brambilla Pisoni, dicevi, è interessante come il fatto che le persone negli ultimi giorni si siano preoccupate di contattare il numero per esatto, segnalare casi che non riguardano se stessi. Potenziali vittime. Che stanno vicino a loro, nella loro cerchia di amici o di famiglia. Rompendo un cliché, cioè una specie di pudore che si ha, no? Esatto. Nel voler entrare nelle vite private altrui in qualche modo. Sì, è quel tabù dei panni sporchi si lavano in casa. Esatto, e poi quante volte a tutte noi magari è capitato di avere l'amica che sta in una relazione che ha chiaramente, cioè dà dei segnali problematici e provi a parlarle, ma più di tanto non fai. Quindi, cioè, bisogna prendere coscienza che comunque anche chi sta intorno alle potenziali vittime, piuttosto fate una telefonata in più al 1522, non costa niente a nessuno, parlatene con loro se avete dei dubbi, tanto comunque abbiamo sentito che rimane anonima, che non partono denunce, che comunque sono persone specializzate che possono dare dei consigli anche a chi sta fuori per come aiutare chi invece sta dentro. È un problema che riguarda tutti, questo, che riguarda tutti e tutte e tutto. È un problema e non è semplicemente legato alla vittima. Questo è un paese che non ha una faccia. Questo è un paese che non ha una faccia quando per elencare le donne uccise per femminicidio in un anno dura 7 minuti. È un paese che non ha una faccia. Però e vivere Pina, in un scusami, paese che non ha una faccia non è una cosa accettabile. Siamo tutti e tutte responsabili di muoverci nell'aiuto e nell'ascolto, quindi aprendo le orecchie, aprendo gli occhi e utilizzando gli strumenti. Rendiamoci anche conto che domani è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quindi vuol dire che è un problema esteso, che si è sentito il bisogno. I nostri numeri sono più imbarazzanti e cioè, qualunque ci sono numero fosse anche una sola è imbarazzante. No, certo, però quello che ci tenevo a sottolineare è che succede anche in altri paesi, perché ho avuto amiche e amici che in questi giorni dicevano: ma queste cose succedono in Italia, no? Tu che magari hai lavorato all'estero. Però in Italia succedono tanto, ragazzi. Però purtroppo succedono anche all'estero, sì. E purtroppo succedono anche in paesi che noi pensiamo molto civilizzati, come la Germania, che ha in assoluto il numero di casi più alti, la Francia, il Regno Unito, per cui è un problema culturale a livello internazionale. E dire però ci sono paesi che stanno peggio è una cazzata. Sì. No, sicuramente. Ma quello non è il senso della cosa. Tra l'altro, ovvio. Diciamo, questi dati sono sfalsati da una serie sentivo stamattina in podcast chi si occupavano di questa situazione, sono sfalsati anche perché c'è una disparità di fiducia nelle istituzioni e di funzionamento, ecco, cioè ci sono paesi in questi giorni e soprattutto sui social che io frequento molto come fruitrice, non posto pochissimo, però mi guardo tanto. Si insinua anche questa cosa della sfiducia verso le forze dell'ordine, che non è una cosa che ci aiuta.
credetemi, non è una cosa che ci aiuta. Noi vi stiamo dando tanti strumenti, ma la fiducia nelle istituzioni è importante, è importante, è davvero importante. Allora, trovate tutto quello di cui parliamo oggi su Pinocchio DJ, magari poi ripostiamo anche le versioni integrali degli stralci che abbiamo scelto di alcuni che hanno postato un loro punto di vista che abbiamo trovato interessante. Di base è che in questa cosa la faccia la perdiamo tutti e fa male a tutti. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 17:44 Radio DJ. Abbiamo pensato a una puntata con strumenti. Abbiamo parlato del 1522. Tante testimonianze di ascoltatrici di Pinocchio che ringraziano il 1522, che dicono: ho chiamato, ho trovato delle persone meravigliose e mi è servito tanto. Quindi questo è uno dei primi strumenti, rimane fissato su Pinocchio DJ, lo trovate su Pinocchio DJ su Instagram. Un altro dei servizi di cui forse in questi giorni si parla poco, ce lo propone Diego. Sì, perché vorrei partire da questa cosa che c'è anche stata scritta. L'elenco dei nomi che abbiamo sentito all'inizio di puntata sono femminicidi, cioè non sono le donne che sono state uccise, punto. Sono donne che sono state uccise in quanto donne dai loro uomini, dagli uomini della loro vita. Perché questi uomini non hanno tollerato che loro facessero scelte su di loro e per la loro coppia non conformi a quello che loro avevano in testa. Questo è il discorso più generale, per cui qualcuno dice: io non ho fatto niente. Però possiamo farci delle domande da maschi su qual è la cultura introiettata, cioè la proiezione che abbiamo dell'essere maschio. È una questione questa. Da 20 anni esiste questa realtà che si chiama il cerchio degli uomini, che è un posto nel quale gli uomini vanno e in cerchio fanno una terapia assieme per decostruire e ricostruire il senso dell'essere maschio. Chi sono io come maschio e come posso essere un maschio felice, a prescindere dalle scelte delle donne intorno alla mia vita. Abbiamo al telefono il responsabile, che è Maurizio. Buonasera. Ciao Maurizio. Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Grazie per averci invitato questa sera. Poter ci fa un grandissimo piacere. Di noi. Chi viene da te? Noi. Allora, intanto, solo per chiarire, io mi occupo della comunicazione di questa associazione e ne faccio parte attivamente. Da noi per partecipare al cerchio di condivisione arrivano uomini di tutte le età, di tutte le estrazioni, che si ritrovano a un certo momento della loro vita non più a proprio agio con il proprio sentirsi, il proprio sentire, il proprio essere uomini, le proprie emozioni, e non riuscendo a confrontarsi abitualmente, insomma solitamente, nella cerchia degli amici, nel contesto familiare, perché sono intrisi di... Perché non si fa, tra maschi non si parla di sentimenti, no? Nella cultura... Non se ne parla, quando se ne parla 3 minuti, poi sì, vabbè, d'accordo, ma stasera dove andiamo a bere, no? Per cui si trasla subito il discorso su altro, perché ci si rompe le palle, no? A parlare di come ci si sente, delle emozioni, del dolore, delle sofferenze, dell'incapacità, del sentirsi in colpa, no? Perché c'è... di queste cose non si parla. Forse anche non si parla della difficoltà di non aderire a uno stereotipo di mascolinità, che è quello per cui si è al comando, si è alla guida, si è in controllo, si è la mia ragazza, la mia donna, la mia... Me ne occupo io, devo portare a casa io, devo mantenere io la famiglia, tutti quei retaggi. Sono tante pressioni, no? Che a un certo punto arrivano, e poi magari un arrivare da una dimensione per la quale non si è stati abituati ad avere dei no. Non si hanno gli strumenti, cioè non abbiamo gli strumenti culturali, perché siamo cresciuti in un contesto nel quale noi uomini dobbiamo avere la risposta, sapere come si fa, dover per forza, no, essere noi a cavarti il piccio, a risolvere il problema, a proteggere. E poi effettivamente quello che avete detto prima, cioè il discorso del possesso, ma che parte dalle piccole cose. Quante volte noi, io, voi abbiamo parlato con qualcun altro, abbiamo descritto la persona con cui stiamo insieme come la mia compagna, il mio compagno, mia moglie, mio marito. No, non sono nostri, non sono quello miei. Quello che stavo dicendo poco fa, esatto, era proprio quella cosa lì. Sì.
un concetto di possesso. È il vostro è un esempio che ci piace proporre proprio per il cerchio degli uomini, ma sperando anche che sia di ispirazione per altre realtà. So che ci sono in questo momento anche tanti spunti, no? Di manifestazioni da parte di uomini di ritrovarsi e sostenere questa attenzione, questa dimensione, perché è una presa di coscienza importante, una presa di coscienza anche molto difficile e faticosa, ma che vogliamo sostenere in ogni sua forma positiva. La vostra è assolutamente una di queste. Noi metteremo anche la vostra realtà su Pinocchio DJ per tutti quelli che sono interessati. E solamente per dirvi, andate a guardare la pagina del Cerchio degli Uomini, ci sono delle persone che hanno testimoniato mettendoci la faccia. Ecco, le loro storie vi spiegano bene che liberazione è rimettersi in discussione. Sì, una grandissima occasione, una grandissima possibilità. Maurizio, grazie, fate un lavoro stupendo, davvero. Grazie a voi. Un abbraccio grande, trovate tutto su Pinocchio DJ. Grazie Maurizio. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Stai ascoltando il podcast di Pinocchio. 18:06 Radio DJ, è una puntata tosta, non è una puntata di quelle di Pinocchio a cui siete abituati. È una puntata a cui teniamo molto. Vi stiamo leggendo tutte, ragazze, vi davvero? Stiamo leggendo tutte. Anche ragazzi, tutte. Eh? Sì. Tantissimi meravigliosi, tantissimi che sentono forte questo momento molto sì. difficile nell'essere uomini in questi giorni. Vengono messe in discussione tante cose, vengono dette parole che per tanti non sono così chiare. Ci rivolgiamo adesso ai passerini e alle passerine. Sì. Che sì. sono i bambini e le bambine. Lo dico a Marta Barbilla Pisoni, che stasera è qua con noi. Noi abbiamo una grossa fetta di pubblico di Pinocchio, che sono i bambini e le bambine. I piccolini. Sì. Che sono abituati a sentirci quando facciamo progetti d'amore, quando facciamo per l'appunto progetti d'amore. Ma insomma, sono quelli che le mamme accompagnano ai corsi il pomeriggio, sono quelli che in qualche modo sono cresciuti con questo programma e che quando li incontriamo per strada le mamme gli dicono: vedi, questa qui è la Pina, questa qui è la Vale, questa qui è Diego, che li amore. Senti tutti, cioè, loro sì. guardano giustamente col sospetto. Perché poi diciamo anche un sacco di stupidate, ridiamo. Sì, sì. Di base, però, dicevo, non sono giorni facili. Per gli uomini verso i quali sono state messe fuori delle questioni sulle quali misurarsi. Ora, laddove c'è un rifiuto totale, un'aggressività, io credo che ci sia un grande lavoro da fare. Laddove invece c'è commozione, anche solo per esempio rispetto alla nostra apertura di puntata e ai temi che stiamo sollevando, nessuno sta mettendo in discussione la singola persona, stiamo parlando di uno stato culturale di questo paese che non sta aiutando, che non sta facendo bene a questo problema e a tanti altri. E c'è una parola che in questi giorni rimbalza dappertutto e che noi in realtà forse abbiamo sottovalutato perché la conosciamo da tempo e ne abbiamo una profonda consapevolezza, ma che in realtà per tanti esce nuova, che è il patriarcato. Ecco. Allora abbiamo detto Suor Diego. Eccomi. Che è la nostra Eccomi. Professoressa qua dentro. Eccolo lì. Potresti spiegare che cos'è il patriarcato ai bambini e alle bambine, passerini certo. e passerine? Certo. La parola patriarcato l'hanno trovata degli studiosi e delle studiose nel 1800 che studiavano la storia e quella che si chiama sociologia, cioè e l'antropologia, cioè il modo in cui gli uomini e le donne nella storia si sono comportati, quello che hanno fatto. E studiando la storia, guardando cosa è successo nel passato, hanno proprio individuato un modo di comportarsi che non c'è stato sempre, ma si è ritrovato spesso nel tempo e in diversi posti del mondo, già nell'antichità, alcune volte poi non c'è più stata, poi è tornato, e questo modo di comportarsi l'hanno chiamato patriarcato. Che cos'è questo patriarcato? È un modo di vivere in società per cui in base a quello che si chiamava sesso, cioè se sei maschio o se sei femmina, che oggi invece si chiama genere, ma diciamo in base al fiocchetto rosa, al fiocchetto blu che veniva messo quando tu nascevi, si decideva che cosa potevi o non potevi fare.
Ma non basta questo, perché il patriarcato è questo più un'altra cosa, che se hai il fiocco azzurro tu praticamente puoi più o meno fare quasi tutto quello che vuoi, che ti piace, mentre se hai un fiocco rosa, per essere una persona accettata devi comportarti come ti viene richiesto. E questo è il problema, perché siccome per il semplice fatto che i maschi fisicamente nell'antichità, quando non c'erano tante cose, diciamo, erano gli uomini un po' più primitivi, le donne più primitive, erano più forti fisicamente, hanno deciso loro le regole. Questo è stato. E le regole sono continuate anche quando poi la società, la civiltà è diventata più evoluta. Quindi hanno inventato la ruota, il fuoco e poi le prime città. È rimasta, anche se tante cose sono cambiate, sono nate le scuole ad Atene, no? Dove si cominciava a studiare la filosofia e la storia, la scienza. Ma intanto questa cosa che era nata proprio nel passato, che si basava solo su il fatto che uno è più forte e tu non riesci fisicamente a far valere le tue ragioni se vince solo chi è più forte, è rimasta. Ed è rimasta nella storia, in tante cose. E allora cosa succede? Che non è che il problema è la questione rosa, azzurro. Il problema è che, primo, bisognerebbe che tutte le bambine e tutti i bambini possano fare quello che vogliono, quello che gli piace, qualunque cosa sia. Ma soprattutto che se sei una bambina tu possa veramente fare quello che, anche quando diventerai grande come donna, probabilmente sarà o vietato, perché in alcuni paesi oggi, cari bambini e care bambine, è vietato per le donne girare da sole per strada, purtroppo. Qui non succede ed è buono, ma non è che proprio è uguale. È molto pericoloso. Per esempio, la sera una donna, la vostra mamma, la vostra sorella, la vostra zia, per strada non si sente sicura come si sentirebbe il vostro papà o vostro zio. E allora vi faccio un esempio. Come funziona questa cosa del patriarcato? Funziona che un po' sono le leggi dei grandi, ma tante volte sono i comportamenti che impariamo anche in famiglia. Ma non c'è per forza cattiveria, è che, come si diceva, si è sempre fatto così. Allora a un certo punto uno si abitua a fare le cose. Vi faccio un esempio, vi dico delle frasi: stai composta, non fare il maschiaccio, non fare la femminuccia, se sei bambina non ti mangiare le unghie, se sei maschio non piangere. Ecco, queste sono frasi che vengono spesso dette. Invece sia maschi che femmine dovrebbero poter fare un po' tutto quello che vogliono. E soprattutto forse è quella cosa per cui, quando si parla di patriarcato, in una stanza le femmine si guardano e si capiscono, i maschi tra loro non si capiscono. E finché, quando si dice patriarcato in una stanza, tutti non capiscono la stessa cosa, vuol dire che ancora non ne siamo venuti a capo. Sentiamo un altro contributo che abbiamo trovato e che ci è piaciuto. Estratto di un post pubblicato su TikTok dal profilo Francesco Lolli. Mi chiamo Francesco, ho 26 anni, sono un uomo, credo, etero, credo, e Giulia l'ho uccisa anch'io. Sono nato in una famiglia tradizionale, un padre e una madre come tanti altri, ma ricordo che fin da piccolo molte cose non le capivo. Non capivo perché dovesse essere sempre solamente mia madre a cucinare in casa. Non capivo perché mio padre si potesse arrogare il diritto di criticare il cibo, come se lui fosse superiore, come se gli fosse dovuto un gran banchetto in suo onore ogni sera. Non capivo perché la spesa la facesse sempre mia madre, e le pulizie, e le lavatrici, e i colloqui con i professori. Non capivo perché mio padre ripetesse di portare la famiglia sulle proprie spalle, di portare il pane a casa. Eppure mia madre si sbatteva quanto lui, a volte persino di più. Dopo un po' mi dissi che forse esistevano cose da donna e cose da uomo. Poi sono cresciuto, le dinamiche in casa sono rimaste invariate, e a scuola, quando non ero abbastanza forte, virile in qualcosa, mi sentivo dire: sei proprio una figa. Essere uomo è semplice, ma bisogna dimostrare di essere un vero uomo per sopravvivere in quanto maschio, cosa in cui io, per fortuna, ho sempre fallito. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:17 Radio DJ. Allora, dicevo, vi stiamo leggendo tutte. Sono arrivate tantissime segnalazioni. Noi stiamo cercando di mettere insieme una puntata con degli strumenti. Abbiamo parlato del 1522, un numero a cui potete chiamare, segnalare se siete vittime di violenza, ma potete anche, come in tanti hanno chiesto, segnalare
persone che non sì. siete voi, ma che sono vostre vicine, sono vostre conoscenti, e avere dei consigli su come comportarvi in tal caso. Sì. Abbiamo parlato del Cerchio degli Uomini, un'associazione sì. Che aiuta gli uomini a gestire fragilità, rabbia, possesso, mettendosi a disposizione e dando degli strumenti a gestire quella rabbia. Abbiamo parlato di patriarcato e abbiamo cercato di spiegarlo ai bambini e alle bambine. Gran successo di Diego da parte delle maestre e dei maestri. Sì, sì, amoroso. E adesso tra le nostre ascoltatrici c'è l'Alessandra che è al telefono. Ciao Ale, buonasera. Ciao. 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 Senti, ciao. Il tuo messaggio, è un messaggio che io ho letto e ho subito pensato, te lo dico proprio veramente in maniera molto sincera, se lei avesse la voglia di leggerlo lei, fa la differenza rispetto a me, perché può infondere sicurezza, e in questo momento di sicurezza c'è molto bisogno, capisci? Sì, no, che infatti è il motivo per cui ho scritto, okay, secondo me, per okay. provare a fare questo al di là della rabbia che abbiamo noi vittime, ecco. Sì, e quindi hai voglia di dirmi quello che hai mandato nel messaggio? E io sono qua, ti tengo in braccio. Okay? Ve lo leggo allora. Ciao belle Pinocchie e Pinocchi, io ho impiegato un anno a convincermi a contattare un centro antiviolenza, avrei decisamente dovuto farlo prima. Noi vittime tendiamo a minimizzare, non ci rendiamo conto di quanto la storia della nostra sicurezza è stata violata, non capiamo proprio quando, dov'è il limite. Sì, sì, brava. Brava, bravissima, bravissima. Il problema è ed è per questo che ci ho impiegato un anno, però insomma sì. meglio tardi che mai. Sì, e comunque anche se uno è tardi, non è che non siamo qui a colpevolizzare le vittime di quanto tempo ci mettono, però è molto prezioso questa cosa che tu dici, tendiamo a minimizzare, tendiamo a capire quando è la soglia della sicurezza violata, questo è importante. Perché non so per se siamo le donne, non so se sono le persone, ma in realtà è facile vederlo quando capita agli altri, più facile, ma l'avete detto anche prima. Il vero problema è capire quando su se stessi, perché le cose non capitano da un giorno all'altro, capitano sì. lentamente sì. e poi arrivi a un certo punto che questa cosa è pesante e cominci a vergognarti. Un po' non la racconti ad amiche, perché poi comincia a sentirti, almeno io, paranoia. Sì. No, ma non sarà, non può succedere a me, e quindi sì. si viene travolti da questa cosa. Sì. Insomma. Quindi, insomma, ritornando al messaggio, ma poi comunque quello che vi volevo dire, sì. contattate questi centri. Allora, il 1522 è stato il primo numero che ero lì per digitare. Ho letto informazioni e ho visto che c'erano altri centri nella mia città, quindi poi mi sono rivolta a uno di questi centri sì. e vi assicuro che sono persone più che preparate. Dalla nostra parte totalmente, ma non in quanto donne, in quanto persone che hanno bisogno di aiuto. Sì. Sanno dare i consigli con oculatezza, non è la pacca sulla spalla, è un appoggio di un altro tipo, poi magari se si vuole anche quello arriva. È ma... molto chiaro. Il consiglio è oculato, pratico, sì. ci sono anche per chi avesse bisogno, ci sono consigli da un punto di vista legale, ti dicono se hai bisogno, ti dico che cosa si potrebbe fare, che cosa non si può fare, nel tuo caso che cosa serve e che cosa no. Certo. Ci sono persone preparate, sono psicologi, persone che hanno a che fare, persone che tutti i giorni hanno a che fare con la violenza, quindi ne sanno tanto. Quindi fidatevi. Ci supportano, sono assolutamente dalla nostra parte, e io dopo averli chiamati, dopo una telefonata piagnucolosissima ma tanto liberatoria, già dopo il primo incontro sentivo di aver trovato qualcuno dalla mia parte, e questo mi ha aiutato a parlarne anche con i miei più stretti amici. Certo, è chiarissimo. Guarda, Alessandra, credimi, noi stasera questo vogliamo fare, cercare di dare degli strumenti. Hai vinto sì. su tutto, proprio, ma con la gioia di dirtelo, perché forse è la cosa che più ha efficacia. Creare fiducia non è facile in questo momento, perché sono tante le cose intorno a questo argomento, e da una parte c'è una grande presa di coscienza da parte delle vittime, da parte anche dei testimoni delle vittime.
ma sì, si sta creando una brutta situazione di sfiducia. La tua sì, testimonianza è importante, hai sì, capito certo, perché, no? No, ma io infatti veramente okay, ci tenevo, andate, parlate con queste persone che stanno, cioè parlate anche con l'amica, con la mamma, col cugino, col vicino di casa, ma queste persone vi possono aiutare, non è solo uno sfogo, vi aiutano davvero, cioè vi svoltano, sì, poi dipende ovviamente dalla gravità, e non è che cioè, parte certo, un certo, ottimismo, ci sono altre cose. È molto però, chiaro, è molto chiaro. Questo. Cioè, credimi, basta, ti ringraziamo anche da morire, sì, grazie, grazie. Io voi, e colgo l'occasione se posso per ringraziare anche loro, un loro generico senza fare certo, okay, sì, e viva te, sì, viva a voi. Grazie, ciao. Grazie, ciao, grazie ragazzi. Estratto di un post pubblicato su TikTok dal profilo La Tenda in Salotto. Alcuni di noi questo ennesimo femminicidio se lo sentono addosso. Ce lo sentiamo addosso perché sappiamo che quel bravo ragazzo in realtà vive dentro ognuno di noi. Ci stiamo perdendo nel dibattito sulla colpevolezza, allontanandoci però dalle riflessioni sulla responsabilità. Perché se da un lato è vero che la colpa è ogni volta di un uomo diverso e di un uomo soltanto, la responsabilità, questo è innegabile, è invece di ognuno di noi. Il mancato riconoscimento di noi stessi come attori protagonisti di una cultura che vede la donna né più né meno come un oggetto da possedere è il prodotto delle nostre chat del calcetto, delle molestie camuffate da complimento, delle frasi che non riusciamo a meno di scambiarci quando ne abbiamo l'occasione davanti a una donna. So che non ho fatto abbastanza negli anni e so di esserne stato complice. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:34 Radio DJ. Abbiamo detto che questa voleva essere una puntata di strumenti. Abbiamo parlato del 15-22, del cerchio degli uomini. Tutte informazioni che poi trovate anche su Pinocchio DJ, se qualcuno se le è perse. Certo sì, che non sono giorni facili. Abbiamo cercato quanto il più possibile di trasformare queste due ore in due ore in cui dare delle anche minuscole soluzioni che in qualche modo possano far sentire le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori con qualche strumento in più sì, rispetto a oggi alle due, ok? Sì, sì, abbiamo sì, parlato di svariate cose, abbiamo ospite con noi Marta Brambilla Pisoni che ci dà una eccomi, mano. Eccomi. Grazie. E adesso parliamo di un servizio che se fosse esistito 15 anni fa, ragazzi, mi avrebbe cambiato la vita. Questo, quando tu l'hai detto l'altro giorno, che io te l'ho raccontato e tu mi hai detto questa cosa, ho proprio, cioè, mi ha proprio toccato dentro, sì, perché solo sapere che una Vale ne avrebbe avuto bisogno, sì, mi fa capire quanto questa cosa sia adesso c'è ed è stupenda. Allora, al telefono c'è la Beatrice Antonelli. Ciao, buonasera. Buonasera, buonasera ciao, a tutti e a tutte. Ciao. Allora, grazie per l'invito. Grazie a te. Di cosa si tratta? Sì, è una cosa stupenda, una cosa stupenda. Grazie, grazie. Allora, il nostro è un servizio di video accompagnamento. Video accompagnamento su Instagram. Esatto. Quindi Instagram, concentriamoci, dobbiamo spiegarlo, Beatrice, porta pazienza, dobbiamo spiegarlo passo piano piano. Passo. Brava. Assolutamente. Okay. La nostra è una pagina Instagram, appunto si chiama Viola Walk Home. E la trovate su Pinocchio DJ adesso, Viola Walk Home, tutto attaccato. Okay. Esatto, e appunto è un servizio di video accompagnamento. Che cosa vuol dire? Ci basterà scrivere un messaggio in direct su Instagram con appunto la richiesta di una videochiamata. Quindi indicarci l'ora in cui servirà questa videochiamata, il tragitto che si percorrerà e dopo i consensi che richiediamo sempre, che sono la possibilità di registrare la videochiamata in caso di bisogno e la possibilità di chiamare le autorità sempre in caso di bisogno, si avvia appunto la videochiamata nell'orario. Ok, ti fermo già, Beatrice. Immaginatevi di dover percorrere un pezzo a piedi dalla fermata della metro a casa sì, vostra. Dovete magari tornare il giorno in cui andate in palestra e tornate un po' più tardi. Ma esatto, sì, lo sapete voi quando avete bisogno, che vi sentite sole e in un tratto di strada che non vi fa sentire a vostro agio. Ecco, c'è la possibilità di farlo invece che da sole o fingendo di essere al telefono, esatto, come tantissime di noi fanno esatto, sempre. O impugnando le chiavi di casa in modo tale che possano trasformarsi in arma, perché esatto, abbiamo fatto anche questo. Ecco, c'è la possibilità di
segnalarsi, prenotarsi per una videochiamata, quindi in quel momento non siete sole, siete in videochiamata con qualcuno, esatto, che vi accompagna, firmando un consenso per il quale se succede qualcosa viene filmato e soprattutto vengono avvisate le forze dell'ordine, giusto? Esatto, sì, okay. Il consenso tra l'altro è istantaneo, nel senso che basterà indicare in chat sì e sì oppure no, ovviamente rispettiamo sempre la volontà della persona e abbiamo la videochiamata, che può essere anche durante il giorno. Molte videochiamate, certo, ci vengono richieste, esatto, soprattutto la mattina presto quando andiamo al lavoro o andiamo a prendere un treno, perché purtroppo, ovvio, lo sappiamo, la stazione viene vissuta molto come luogo poco sicuro. I nostri volontari sono a disposizione 24 ore su 24. Tra l'altro, volontari, abbiamo parlato io e te insieme ieri, è partita come un'idea di pochi, si è sviluppata in tutta Europa, i volontari parlano diverse lingue. È un servizio che si può utilizzare anche quando si viaggia in Europa, appunto. Mi dicevi che in Germania, per esempio, è utilizzatissimo. Sì. Ascolta, esatto. Bisogna essere solo ragazzi o possono utilizzarlo anche gli uomini questo servizio? No, assolutamente rivolto a chiunque abbia bisogno, si senta poco sicuro in strada o semplicemente volesse compagnia. Ovviamente, guardando anche quelli che sono i dati e i fatti di cronaca, lo rivolgiamo principalmente alla donna, ripeto, per ovvi motivi, ma non abbiamo mai rifiutato. Altra domanda fondamentale, Beatrice, siccome conosco chi ci ascolta, in tantissime e tantissime vorrebbero essere volontari, incluse me, la Vale sicuramente, non so Marta e Diego, ma sicuramente sicuramente mettersi a disposizione, si parla di fare compagnia. Sì, devo dire che in questi ultimi giorni, forse anche a seguito dei fatti di cronaca, sono arrivate così tante richieste di volontariato che si è impallato il sito, e noi siamo immensamente grati di questo. E soprattutto per quanto riguarda il servizio in Italia, al momento siamo veramente colmi di richieste. Però gli entusiasmi, sappiamo, sono sempre legati ai fatti di cronaca. Quando ci fosse bisogno di forza, io ti prego, Beatrice, chiamaci. Perché... No, assolutamente, ma comunque potete sempre compilare, a chiunque ovviamente mi rivolgo, il format sul nostro sito, alla sezione proprio volontari, e così si entrerà direttamente in lista d'attesa e appena abbiamo bisogno vi ricontattiamo assolutamente. E tra un mesetto circa ci sarà anche un'app. Da metà dicembre arriva la nostra applicazione Viola. Allora lo dico di nuovo, trovate tutte le indicazioni su Pinocchio DJ, è un servizio stupendo e, come dire, grazie, non va a togliere niente a quello che sono le istituzioni, i riferimenti fondamentali, è un servizio in più che trovo veramente sensibile. Grazie mille, Beatrice. Grazie mille a voi per questa opportunità e per la giornata di oggi. Ciao. Grazie, ciao. Buona serata a tutti e a tutte. Ciao. Pinocchio è anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. 18:44, Radio DJ. Allora, Marta Brambilla Pisoni. Sì. Notizia di... due giorni fa. Sì. Due giorni fa. Relativamente, oggi abbiamo detto, diamo degli strumenti. Abbiamo parlato del 15-22, cerchio degli uomini, abbiamo parlato di Viola Walk Home, trovate tutto su Pinocchio DJ, quindi se siete in macchina, non vi state raccapezzando, trovate tutto. C'è un segnale che in realtà nel resto del mondo, in tanti paesi, è molto diffuso e ha già prodotto dei risultati. Ma dicevamo, due giorni fa ha salvato una persona. Esatto, sì. Forse lo credevamo un po' superato perché era nato nella pandemia, invece si è rivelato veramente utile a questa ragazza di 19 anni che due giorni fa, appunto, di sera, a notte fonda anzi, si era ritrovata a Milano, in Piazza della Scala, quindi quel centro bello di Milano, vuoto però, completamente vuoto. Aveva conosciuto qualche ora prima, insieme ad altri amici,
2013 un ragazzo di 23 anni, sono rimasti loro due da soli e lui si è improvvisamente trasformato e ha incominciato a molestarla. Quindi lei ha cercato mille scuse per sottrarsi alla sua compagnia, finché ha capito che non valeva la pena gridare, che non valeva la pena trovare scuse, e ha semplicemente chiesto di poter andare in bagno. È entrata in un McDonald's e ha usato questo gesto, che è il signal for help, ossia quello di alzare la mano, mettere il pollice, piegarlo all'interno del palmo e poi piegare le altre quattro dita formando una sorta un pugno. Di pugno chiuso col pollice dentro. E trovate anche di questo, abbiamo fatto un video oggi con la Mary su Pinocchio DJ. Effettivamente la cassiera, giusto? Una ragazza che lavorava a McDonald's ha capito, ha colto che quello era il segnale di una tentata violenza e quindi ha allertato le forze dell'ordine, per cui poi si è mobilitata la situazione e questa ragazza è stata salvata. Lei dice: io vorrei lanciare il messaggio alle donne di non farsi prendere dal panico in queste situazioni e di cercare di pensare a quali sono gli strumenti che possono utilizzare in quei momenti. In una situazione come questo era uno strumento perfetto. E per fortuna che una ragazza era pronta a leggere quell'indicazione. Esatto. Veramente più che mai ci apparteniamo gli uni gli altri. Questa è la cosa che combatte l'idea di appartenenza a quell'uomo lì. Cioè siamo tra di noi, il stato di diritto, questa cosa qua. Che bello. Io so che Marta volevi fare anche un appello. Volevo fare un appello per Kimberly, che è una ragazza che è scomparsa da Busto Arsizio ormai 4 giorni fa e i genitori e la sua famiglia e gli amici sono molto preoccupati, perché aveva detto che sarebbe uscita con la cugina, poi questa si è rivelata una bugia. Lei ha con sé soltanto il cellulare, il caricabatterie, ma non ha cambio, non ha soldi, non ha carte di credito, non ha niente che le possa servire per la sopravvivenza. Si comincia a temere davvero per la sua sorte. Ricordiamo che aveva una tuta grigia, delle scarpe nere, un giubbino Colmar, ha i capelli rossi ed è alta 1,55 m. Quindi speriamo che davvero questo appello non cada nel vuoto. Assolutamente. Va bene, come siamo messi? Mettiamo un disco? Sì, e ci salutiamo tra poco. Ok. Questo è il podcast di Pinocchio. Lo trovi on demand e puoi ascoltarlo dove vuoi, quando vuoi. 18:50 Radio DJ. Allora, adesso vi diamo degli appuntamenti. Sì, sicuramente domani mattina io, Diego, la Vale, Mary J, sicuramente. Marta, certo. Ci sei? Andremo in manifestazione. Sì. Noi a Milano è alle 11 in Piazza Cairoli. Si è stata spostata da Piazza Scala a Piazza Cairoli per le adesioni, ce ne sono tante, quindi hanno cambiato piazza. Diamo tutti gli appuntamenti. Allora, Roma ore 14:30 al Circo Massimo, Ragusa alle 10 in Piazza Zama, Reggio Emilia alle 19 e alle 11 Piazza Prampolini, Chiari alle 9 in Piazza Martiri della Libertà, Cuneo alle 18 in Piazza Galimberti, Parma alle 10 in Piazzale della Pilotta, Messina alle 15 in Largo Seggiola, Udine alle 18 in Piazza della Repubblica, Monza alle 10:30 in Piazza Roma, Perugia alle 17:30 in Piazza del Bacio, Trieste alle 14:30 in Piazza Ortis, Palermo alle 10 4 canti. Bene, quindi trovate, secondo me, poi a seconda della città dove siete, se andate online trovate orari e riferimenti. Abbiamo ancora un contributo? No, abbiamo un ultimo contributo con il quale vi salutiamo. Ok, sì. Allora ragazzi, noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo cercato di dare degli strumenti. Fate un buon weekend e ci sentiamo lunedì. Sì. Grazie Marta. Grazie a voi ragazzi, grazie. Grazie mille. A lunedì. Ciao. Ciao. Estratto del discorso fatto da Gino Cecchettin alle compagne e ai compagni di studio di Giulia all'Università di Padova. Vanno bene i messaggi che state dando, vanno bene i minuti di silenzio o di rumore, ma quelli poi finiranno. Quindi io voglio che tutti i giorni ognuno di noi si guardi nella vita, nella propria vita, provi a fare anche solo un pensiero su quello che potrebbe fare per migliorarla, non nei propri confronti, ma nei confronti della persona amata, nelle persone vicine, negli amici e soprattutto nelle donne, no? Verso le donne. Quindi analizzate la vostra vita e fate un po' di esame di coscienza su quello che si può migliorare. Voi siete il futuro e ognuno di voi parlando
cercando di capire cosa è mancato a tutti i livelli, dai docenti agli studenti stessi, ai giovani stessi, ai genitori, perché anch'io mi faccio delle domande, e magari confrontandoci e cercando di capire cosa in più si può fare, trovare un protocollo, un modo per poter sradicare la violenza, in particolare la violenza sulle donne. Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!